Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Oggi, come vi avevo già annunciato nello scorso video, andremo a vedere la decklist economica del mazzo Cyber Oscuro. È una versione da 30 euro che potete montare tranquillamente acquistando 3 structure deck. Se per caso li volete, qua sotto in descrizione trovate il sito di Magic Corner, che forse ce li hanno ancora. Cercando un po' su YouTube ho visto che effettivamente esistono 2 versioni di questo mazzo. La prima basata solamente sui Cyber Draghi ed usa i Cyber Oscuro come supporto a questo archetipo. La seconda che sfrutta effettivamente i Cyber Oscuro, tentando poi di tirare questo bestione qua, che effettivamente ha il suo perché. E noi, ovviamente, visto che questo mazzo è basato sui Cyber Oscuro, andremo proprio a vedere quest'ultima versione. Ma detto questo, andiamo a vedere la lista. Come mostri giochiamo doppia Chimera Cyber Oscura, carta fortissima perché scartando una carta magia mi permette di sarciare vincolo di potere e quindi la carta per poter fare dopo fusione. In più, se questa carta viene mandata al cimitero, mi permette di fare foolish di un mostro Cyber Oscuro. Poi abbiamo 3 cannone, carta OP, perché scartandola ci permette di sarciare un mostro Cyber Oscuro da mazzo a mano, mentre durante il calcolo dei danni, se questa carta era equipaggiata a un mostro e il mostro fa danno, mi permette di fare foolish da mazzo. Passando poi ovviamente all'altro must del mazzo, abbiamo 3 artiglio Cyber Oscuro. Se l'altra carta mi permetteva di sarciare mostro, questa mi fa sarciare carta magia o trappola Cyber Oscuro, e come il mostro precedente, quando il mostro equipaggiato infligge danno, mi fa fare foolish questa volta dall'extra deck. Passando poi adesso ai brick ovviamente del mazzo, abbiamo corno, ali e scheletro, carte totalmente inutili che servono solamente a fare fusione e quindi si usano solamente per fare numero e per fare fusione. Quindi il nostro obiettivo sarà searcharle, mandarle al cimitero o evocarle sul terreno. Passando adesso al reparto Cyber Drago, abbiamo doppio Cyber Drago, carta normale, serve solo per fare fusione. Poi abbiamo ovviamente i Cyber Drago un pochino più forte, che sono i 3 nucleo, perché ci fa searchare magia o trappola, cyber o cibernetico. In più, se il nostro avversario controlla un mostro e noi non lo controlliamo, possiamo bandire questa carta ed evocare un Cyber Drago dal nostro deck. Ovviamente il forte di questa carta è in combo con duplicazione di macchine, che mi permette di tirare 2 Cyber Draghi. Poi, ovviamente, se nel mazzo ci fosse stato anche Nova Infinity, lì sarebbe stato un ottimo mazzo, perché effettivamente davi senso alla duplicazione di macchine, perché fatta su di lui oppure su l'Hertz mi permetteva già di partire con un mostro bello grosso in campo. Parlando dell'utilità di questa carta, secondo me è prettamente nulla, perché la cosa forte è che mi fa searchare un Cyber Drago da mazzo e se viene evocato specialmente diventa di livello 5. Ovviamente avrebbe il suo perché se qua dentro ci fosse Nova. E come ultimo mostro abbiamo il Nachster, carta simpatica che effettivamente mi permette di evocare dal cimitero il Cyber Drago. Passando avanti abbiamo le magie, che effettivamente sono la parte forte del mazzo. Abbiamo quindi 3 reame Cyber Oscuro. Questa carta, quando viene attivata, mi permette di searchare un mostro Cyber Oscuro. Inoltre mi permette di fare una normal addizionale per un mostro Cyber Oscuro. Poi vabbè, ha anche un terzo effetto, ma totalmente irrilevante. Passando poi a un altro sercino, abbiamo Orizzonte Cibernetico. Questo a mio parere è un sercino ancora più forte di quello di prima, perché mandando 2 mostri Cyber Drago e o macchina posso aggiungere un mostro Cyber Drago o macchina da deck alla mano e quindi ti permette di avere i target al cimitero per poter poi andare avanti nella combo. L'unica cosa è che limita dall'extra solo per mostri macchina, ma effettivamente non credo ci siano troppi problemi, visto che il nostro extra è composto solo da mostri macchina. E nel caso, se volete giocare Nova Infinity, sono altri mostri macchina. Come ultimi sercini abbiamo Cyber Emergenza, che effettivamente è il sercino per i mostri luce e quindi per tutto il reparto Cyber Drago. Passando adesso alle carte per fondere, abbiamo ovviamente 2 fusione sovraccarico e 2 vincolo di potere, rateo che ritengo abbastanza standard nella lista. Passando alle ultime magie, abbiamo 3 duplicazioni di macchine, fortissima, da fare ovviamente sopra Hertz o sopra nucleo per tirare gli altri 2 Cyber Draghi e poter tirare subito Cyber Drago finale utilizzando vincolo di potere o il Chimera Tech, ma fidatevi che in quel momento forse il finale da 4000 potrebbe risultare molto più accattivante. E per concludere abbiamo 2 dispiegamento fusione. Allora, inizialmente ero indeciso se giocare questa oppure la trappola Cyber Dark, però la possibilità di tirare in campo il target che mi serve effettivamente per poter poi tirare il mostro
che utilizza 5 mostri cyber oscuro è effettivamente un vantaggio enorme, perché altrimenti non è detto che io riesca a avere i target giusti per poter fare la fusione. Quindi avere questa in mano significa come avere in campo uno dei mostri che servono per poter fare fusione. E per concludere, come ultime carte, ovviamente abbiamo 3 imperma, la carta più importante di questo mazzo, anzi più che importante direi costosa, perché effettivamente una di queste costa quasi quanto il mazzo. Passando adesso all'extra, abbiamo ovviamente il 3 per di ogni fusione, quindi 3 drago finale cyber oscuro che si evoca poi utilizzando drago cyber oscurità che si equipaggia con drago cyber finale, e per concludere ovviamente abbiamo 3 chimera tech e 3 drago cyber oscuro che quasi sempre riveleremo per poter utilizzare il dispiegamento. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto e vi ricordo di passare qua sotto in descrizione perché trovate il link al sito di Magic Corner e tutti i miei social per potermi seguire ovunque. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.